tutti, benvenuti in un nuovo video. Vi volevo fare vedere i regali che ho ricevuto a Natale. Altri arriveranno in settimana, ma prima di procedere, passiamo alla sigla. Benvenuti in un nuovo video. Oggi farò vedere alcuni regali di Natale. Alcuni sono degli autoregali che definirei di atmosfera. Passeremo poi ai regali veri e propri. E che dirvi? Spero che il video vi intrattenga, vi dia un attimo di sorriso e di svago. E procediamo con i regali. Ed ecco qui, partiamo appunto dai regali di atmosfera, regali autoregali che mi sono fatta io. Parliamo proprio di stile natalizio e ho voluto prendere alcune cosine da OVS che vi farò vedere. Innanzitutto, questo mi sono autoregalata questo bellissimo cerchietto di una collezione natalizia di OVS. Quest'anno è stato a tema OVS, soprattutto moda comfy. E praticamente ho voluto regalarmi questo cerchietto che metterò a Capodanno e poi questi bellissimi orecchini rossi col cuore rosso da abbinare a un maglione che ora vi farò vedere. Il maglione in questione l'ho messo già a Natale e potete vederlo appunto su Instagram. Il mio Instagram è Manuela Brugnoli, quindi se volete seguirmi siete ben accetti, soprattutto i ben intenzionati. Andiamo a farvi vedere questo jumper con questo bellissimo omino di neve. Vi ho spoilerato questo jumper appunto in un video di acquisti in un blog, però ve lo voglio rifare vedere perché è una cosa che ho indossato veramente veramente con piacere. Ma andiamo a vedere poi cosa ho comprato appunto per atmosfera. E prima di tutto ho pensato proprio a un Natale che fosse un Natale non come gli altri, ma che fosse soprattutto all'insegna della magia e della spensieratezza. E vi faccio vedere cosa ho comprato da Tiger per ricreare quell'atmosfera ed essere un pochino comfy, ma nello stesso tempo natalizia. Da Tiger ho trovato queste bellissime pantofole da elfo, taglia 38, molto 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 carine. E le ho volute prendere per abbinarle con uno di questi due cappellini. In particolar modo, io volevo un po' divertire mio nipote facendo l'elfo di Babbo Natale e non potevo non prendermi come una specie di autoregalo di Natale questo e prendere per mio marito questo cappellino invece da Babbo Natale. E questi sono i cosiddetti regali d'atmosfera. Ma passiamo ai regali dei miei cari e della mia famiglia. Ma partiamo da una persona che non mi aspettavo assolutamente che facesse un regalo. Simona, la signora delle pulizie, mi ha voluto fare una serie di regali dedicati. Innanzitutto partiamo da questo bellissimo kit di Bottega Verde che contiene crema corpo, bagno schiuma e crema mani alla vaniglia nera. Poi metterò subito questa crema mani nelle mani per sentire l'odore meraviglioso. Oddio, è una vaniglia un po' particolare, che sa un po' anche di floreale. E devi farci l'abitudine perché è una vaniglia veramente particolare, un regalo bellissimo e pensavo che già la cosa fosse abbastanza così.
Ma lei non si è assolutamente limitata a questo. Mi ha voluto fare come regalo per arredare la mia casa e il mio spazio questo bellissimo centrino fatto fare a mano in questa. Ad uncinetto con questa insomma matassa rosa, proprio perché, come ben sapete, ormai il mood della mia camera da letto è pink rosa. Poi un regalo, ripeto, inaspettato, perché già era abbastanza quello che mi aveva fatto, è stato sempre da OBS. OBS sarà il tema di quest'anno. E OBS mi ha regalato questo paio di calzini sempre da casa con la spugnetta, di spugnetta questa volta, non coi gommini, con questi pompon di questa collezione natalizia, di cui sto avendo tutti i calzini perché è una cosa che ho desiderato veramente tanto questo inverno. Infine un regalo spiritoso di questo bellissimo cerchietto ad alce, così faccio Rudolf. Veramente un bel pensiero, io proprio mi sono emozionata tantissimo. Andiamo a vedere cosa mi ha regalato mia madre. Mia madre mi ha voluto regalare, aspetta che è lontano, questa bellissima felpa della, sempre la OBS, della Everlast per casa, che sto indossando perché è talmente calda, talmente comoda che ho deciso, ritornata a casa insomma oggi che c'era tanto freddo, di indossarla insieme ai miei calzini col gommino omini di pan di zenzero. E quindi è stato un regalo gradito perché mi ha fatto un buono OBS e ovviamente non ho potuto non farne uso, ecco, non farne uso. Andiamo a vedere cosa mi ha regalato mia sorella. Mia sorella mi ha stupito e mi ha fatto piangere. Chi parla con me lo sa che mi sono commossa, perché mi ha fatto un regalo che desideravo veramente da tanto tempo, ovvero un tostapane vintage, stile vintage, e me l'ha fatto da Amazon. Praticamente mi ha avvisato che mi sarebbe arrivato un mega pacco da Amazon e non mi aspettavo fosse così grande. Poi vado ad aprire e c'è questa meraviglia della De'Longhi, questo tostapane bellissimo. Per due fette di pane alla volta. Inutile dire, me ne sono innamorata, lo sto utilizzando già da un po' di giorni, tutti i giorni. E mi sono commossa. Mia cognata, sempre sulla scia di farci cose utili e comode, mi ha regalato sempre della collezione OBS per Natale. OBS, come vi ho detto, sarà il tema del nostro spacchettamento natalizio. Mi ha regalato questi bellissimi calzini coi gommini di Babbo Natale, meraviglia delle meraviglie, belli belli belli. Ma inoltre mi ha regalato una cosa utile per una cosa che vi farò vedere, che mi è stata regalata dal mio marito, ovvero la crema alpina, la Butio, per le pelli, cuoio e pellami, rigenera e protegge cuoio e pellami. Non l'ho mai provata, ma sicuramente mi sarà molto utile per ciò che vi farò vedere adesso. Mio marito mi ha regalato una borsa di pelle vera, pelle azzurra, come appunto va di moda quest'anno. Mamma mia, che odore! Della Gazzlin. È un marchio italiano di pellame.
scritto appunto qua ad impressione Kathleen, non lo potete leggere, però è una bellissima tracolla. Effetto lucido e ci ha abbinato questo portamonetine molto molto simile, sempre azzurro per spicci, contanti che voglio portare in velocità nella tracolla. E ovviamente la crema che mi è stata regalata precedentemente mi sarà veramente, veramente tanto, tanto utile. Altro regalo utile, quindi all'insegna di cose che servono, è il regalo di mio fratello che mi ha voluto regalare da Amazon una fornitura della Nespresso in collaborazione con Starbucks. Del loro specialità appunto di caffè decaffeinato espresso roast decaffeinato della Starbucks in collaborazione con Starbucks. Io adoro questi regali perché lo sapete che sono un'adoratrice del caffè, quindi non potevo non apprezzare il regalo perché io la Nespresso la uso quasi sempre al posto della caffettiera. Andiamo a vedere il regalo di mia suocera. Avevamo parlato quest'estate della utilità di una macchina elettrica, di una moka elettrica che tenesse il caffè in caldo. Quando fai la moka, poi lo sapete che in pochi minuti diventa brutto. E mi ha voluto regalare per quando finisco il caffè e devo utilizzare quello moka, la Bialetti moka elettrica da per due persone, per me e mio marito. Regalo ultra ultra utile e adoro. E me l'ha voluto fare per Natale. Ho apprezzato tantissimo questi regali utili, erano regali che volevo, regali che desideravo. Il vero regalo è, dico, riuscire a goderci del tempo con le persone che amiamo senza perdere tempo in questioni inutili, in cose che non servono, rancori che non servono, soprattutto cercare proprio di godere le persone. Di godere delle persone che ami. E questo, secondo me, in un Natale così particolare, questo è il vero senso del Natale. E mi auguro che abbiate passato proprio le feste a dire alle vostre famiglie quanto le volete bene invece di perdere tempo in discussioni inutili e rancori inutili. E niente, che dirvi? Qui siamo a 12 minuti, i regali ve li ho mostrati, spero che vi siano piaciuti. Se vi sono piaciuti, se vi è piaciuto il video, like, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina per essere informati di ogni uscita di ogni mio video. Seguitemi anche su Instagram come Emanuela Brugnoli. E se ciò non vi piace, non importa, potete anche skippare e non vedere il mio video, non c'è nessun tipo di problema. E volevo fare una precisazione. L'ultimo video era un video speciale dedicato a una mia amica che mi aveva fatto un pensiero con tutte le sue energie, il suo affetto e le sue forze. E, ho cancellato, mi sono trovata costretta a cancellare dei commenti e spero di non doverlo fare ovviamente più, ma se sarò costretta continuerò a farlo perché rovinavano il senso di questo video, ma soprattutto la bellezza di un messaggio di amicizia e soprattutto di un Natale all'insegna di affetto e di buoni sentimenti, sentimenti che probabilmente non tutti condividono, ma io invece
Sono fiera di continuare a essere così, di emanare amore a tutte le persone che mi stanno accanto come posso e con tutte le mie energie, quindi tutto ciò che è rancore, tutto ciò che sono brutte parole, via da me. Quindi ve lo voglio dire, sono stata costretta a cancellare quei commenti, ma soprattutto a segnalare quei commenti e quella determinata persona che ovviamente faceva affermazioni all'insegna proprio di una rabbia immotivata e soprattutto dell'irrazionalità, affermazioni che non avevano senso e soprattutto che non erano vere. Beh, con questo non voglio rovinare anche questo video perché questo video è proprio, vuole mandare il messaggio, ripeto, concentriamoci in un momento così importante per la nostra storia, per la storia della nostra vita, concentriamoci sul vero senso dell'amore, sul vero senso della famiglia, sugli affetti e invece di perderci in questioni inutili, pensieri inutili, cerchiamo di essere grati, di essere vivi, di stare bene. E io sono felice di essere viva, di stare bene, di amare profondamente i miei nipoti. E lo stesso amore voglio mandare a voi che mi seguite da tanto tempo con affetto, nella speranza ogni giorno di costruire una bella community, ma nello stesso tempo di dar sempre più valore al messaggio che voglio mandare, che è poi lo scopo per cui faccio i video, ovvero un messaggio di amore, solidarietà, in cui non esistono differenze, in cui qualsiasi persona, dalla più bella a quella che la società definisce non accettabile a livello estetico, diventa una persona bella di cuore da stimare e da apprezzare per quello che sa dare e per quello che è dentro. Quindi, ragazzi, vi auguro con questo una buona serata a chi mi vuole bene, a chi gradisce meno i miei messaggi, ma a questo non ci posso fare niente. E un saluto da Emanuela Facile Veloci Opinioni e non dimenticate, state attenti e statemi bene.